Uat e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa è stato meraviglioso ragazzi, perché ci siamo ritrovati con Leon in una... veramente una tana. C'è un nido, forse è meglio definirlo, di insetti giganti, mutanti, assolutamente schifosi. E tutto perché? Perché stiamo ancora cercando di raggiungere, ovviamente, la povera indifesa Ashley, che dopo un'impresa eroica è stata catturata in 448. Grazie Ashley, come sempre ti devo un favore. Mortacci. L'ultima volta ero riuscita a salire quasi, ragazzi, perché eravamo stati buttati praticamente di sotto. Ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Fatto sta che ci siamo ritrovati in un luogo abbandonato da Dio, da incubo, dove ci sono gli insetti anche nascosti nell'acqua. Infatti la nostra salute non è al top. Mi sa che mi toccherà, ragazzi, già usare uno spray. Vediamo un attimino. Questa non la possiamo ancora vendere perché ci manca ovviamente un'unica pietra. Per cui ragazzi mi sa che non ci resta che incrociare le dita e provare a procedere. Per quanto l'idea non mi piaccia per niente, lo sapete, sono sempre sincera. Richiesta di Isidro Uriarte Talavera. Data di installazione. L'installazione delle docce di azoto liquido richiesta il mese scorso è stata completata. Attenzione, l'azoto liquido è una sostanza estremamente pericolosa. L'esposizione ad essa può causare cecità, ferite da congelamento e persino la morte. Maneggiare con cura. Non vedo l'ora di maneggiare azoto liquido. Perché cazzo ci dovrebbe essere st'avviso riguardo l'azoto liquido? Che succede se io premo qua? Oh porco! No, raga! Non ci posso credere! Cioè, mi sono riempita l'azoto liquido da sola! Davvero fantastico! Davvero splendido! Io vado! Che voi siete pronti o no? Diciamo di sì. Maggio, 9 anni dalla mia illuminazione. Ancora questa illuminazione, Dio santo. A rilascio di questa valvola il liquido nero scorrerà nelle mie vene, circolando all'interno del mio corpo intero. Che voglia che c'hai più o meno. Credo che sarà l'esperienza più dolorosa della mia vita. Aspetto questa prova con grande trepidazione. Sarà un onore soffrire il sacro travaglio della rinascita. La prossima volta che mi sveglierò sarò un vero servitore del padrone Ramon. Io, Isidro Uriarte Talavera, faccio un voto. Smetterò di dire cazzate. Oltrepasserò i limiti dell'uomo e diventerò un vero servitore di Dio. Troverò gli eretici e sarò il loro carnefice, il loro verdugo. Ok, Isidro era completamente fuori di melone. Questo penso che fosse abbastanza chiaro. Sei tu Isidro? Ci sei rimasto secco? Questa gente non sta bene. Grande considerazione, Leon. Mi sa che ci è rimasto bello che secco il bastardo. Per risparmiare elettricità, la corrente è stata interrotta per alcuni dispositivi. Tra cui l'ascensore, ma tu guarda un po'. Può essere ripristinato usando l'interruttore localizzato in fondo al laboratorio. Ok, guarda un po', io devo prendere questo ascensore. E questo è l'interruttore. Per cui dovremo addentrarci in questi altri corridoi. E manco questa idea mi entusiasma poi più di tanto, se proprio la dobbiamo dire tutta. Comunque possiamo combinare piantina gialla e piantina verde. Direi di usarla tipo now. Oddio, forse aspettiamo un attimo ragazzi che magari ci cali un altro pochettino la salute. Nel dubbio. Non mi di. Che cazzo è? Oddio, che cazzo è? Ma perché ogni tanto ci devono mettere cose nuove? Io non ce la posso fare, ragazzi. Mi senti? A ballo di casa. Da dove hai intenzione di sbucare?
Sarebbe bello se tu me lo dicessi in anticipo, ma ovviamente non me lo dirai. Bastardo malefico, che non sia altro, qualunque schifezza tu sia. Ok, apriamo lì. Qua dentro ci dovrebbe essere un tesoro, ma per ora non mi sembra sia raggiungibile. E io continuo a sentire rant. Raga, continuo a non capire da dove arrivi il suono. È abbastanza spaventosa questa come cosa, se proprio la devo dire tutta. Di qua cosa ci sarà? Non lo so, io per curiosità vado a vedere. È chiusa? Non me di, ma tu guarda un po', è chiusa. Non è che posso usare i getti di azoto liquido contro questa... Ah! Ah! Questa non meglio definita mostruosità? C'ha pure i tentacoli. Avevo capito che fosse una cosa un po' più veloce. Oddio, magari è una cosa veloce con i tentacoli. Tutto potrebbe essere. Oddio, minchia, sembra lì. Sta pregando il Signore Dio Padre. Mo ci vuole. Dammi una mano. Oddio, sto posto non mi ricorda niente di buono. Oddio, non mi piace. Oddio, non mi piace. No, non mi piace. Corrente ripristinata. Fermi, fermi, fermi. Fatemi curare. Meglio che mi preparo psicologicamente, perché la situazione mi sa che è critica. Ah, bello, sta arrivando. Oddio, mi sa che sta arrivando. Oddio! Sei il cagnolino di Ramon. Dov'è? Ah! Oddio! 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 Ah! Oddio, che schifo! Yabba! No, 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 no. Oddio, 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 oddio. Qua ci stanno dei colpi per fucile, tra l'altro. Oddio, sta arrivando. Oddio, fai saltare, fai saltare. Ma non può saltare. Pensavo che la bombola esplodesse. Abbastanza. E no, che non è abbastanza. Non posso più usarlo, vero, questo? Ovviamente no, l'ha spaccato il bastardo. Ok, non... Mi ricordavo ci fosse qualcosa di brutto in tutto ciò. E infatti, ah, avevo ragione. Tanto guarda un po', il mio istinto per una volta mi ha suggerito qualcosa di giusto. Le situazioni di merda, di solito il mio istinto riesce a percepirle sempre meravigliosamente. Che meraviglia. Ci metterà tanto tempo, vero? Ma dove sei? Non mi seguire! Oddio! 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 Io! Penso di voler correre e basta, sinceramente. Dov'è? Attimo rinfresca. Vieni, merdaccia! È merda! Oddio! Oddio, se sei brutto! Oddio, se sei brutto! No, 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 scherzavo, scherzavo! Non volevo... No, raga, un piccolo cieco! Non volevo offenderti in alcun modo! Scusa, bro! Ok, vattene, grazie! Ok! Cerchiamo di mantenere la calma! Cerchiamo di mantenere la calma! Per quanto possibile! Lo so, è dura! Non è facile. L'ascensore che ci mette 3 anni. La puta madre che te parió. L'ascensore che ci mette 3 anni. Ho premuto cerchio, accidentaccia a te. Dov'è? Porca miseria. Vieni, bello, c'ho un po' di ghiaccio per te. Vieni. Oddio, muoviti, muoviti, muoviti. Non funziona più. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok.
minchia, ti faccio saltare in aria, Dio santo. Salta in aria, bastardo. Muori. E muori. E muori. E muori, 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 muori. Ah, te la dai a gambe, bastardo. Quindi vuoi giocare a nascondino? No, io non voglio giocare a nascondino. Ah! Oddio, muoviti, cazzo. Muoviti. No, raga, non ce la posso fare, anche perché... Aia, fresca resoreta. Dio santo. Non ho comprato lo spray da Eusi. Sono veramente un genio, ragazzi. Il fatto sta che... Io... Oh! Non ho altri strumenti contro sto bastardo! Ah! Raga, io... Ah, certo, ho premuto per lanciare la stracazzo di... di granata. E Leon ha perso tempo come al solito. Oddio, nessuno ha sparato. Sto per morire. Madonna che schifo. Ah! Madonna che schifo che fai. Scusa, ma ti sei guardato ultimamente allo specchio? Mi sa che no. No, raga. No, raga, no, raga, no, raga. Ho scelto la morte. Ah! Ho scelto la morte. Ho scelto la morte. Oddio. Oddio, fermo un po'. Ah! Oddio. Oddio. Oh, non è possibile. Non è possibile. No, no, non posso fare altro, raga, io contro questo. Ah! Adesso ci muoio, adesso ci muoio, adesso ci muoio. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ah! Non ho più speranze. Ah! Non mi posso manco curare. Muoviti, stramaledettissimo ascensore della minchia! Ah! No, raga. È la fine. È la fine. Sto per morire. Non ho un cazzo per curarmi, raga. Ma devo rimanere la vipera. Lo so che non dovrei. 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 Sono nella merda. Nella merda. Nella merda. Nella merda. Nella merda. Nella merda. Ah! Nella merda. Ok, sì, certo. Perché adesso farò in tempo a prendere pure sto maledetto ascensore, vero? Vero? Scusa, scusa, bro. Ah! Raga, ma che altro pretendete da me adesso? No, Leon, no, non ora. Non ora. Miserabile agnello. La tua sofferenza finirà come quella della nostra nuova figlia, che si è unita a noi in comunione e adesso lei è nostra carne. E perché l'avete costretta, però? Il mio fedele discepolo le mostrerà la via. Paura, offri la salvezza a queste anime perdute. Ai suoi ordini. Ah, ok, praticamente è tipo regà Harry Potter con Voldemort. È stato più o meno una cosa del genere. Ah, ci si rivede. Ti faccio un buon prezzo. Senti, sai cosa ho passato per arrivare qua? Vuoi che ti ci mandi, Dio santissimo? Oh, è qua a termine il capitolo 10, dopo una sofferenza immane. Va bene, procediamo allora. Vediamo un attimino sto benedetto Luis, che affari possiamo fare con lui. Ti senti meglio? Sì, una favola. Pare che funzioni. La brutta notizia è che hai solo guadagnato un po' di tempo. Gli effetti dell'inibitore svaniranno molto presto. Ottimo. Pronto ad andare? Non preoccuparti per me. Ashley è la priorità. In tal caso, sappiamo che cosa fare. Andiamo, Sancho Panza, a salvare la principessa Dulcinea. Così ti fai male. Ehi, era la mia lancia. Ok, ho capito, andiamo. Quanta fiducia nel piccolo Luis. Perché mi aiuti, però?
cosa ci guadagni? Non essere diffidente. Ho detto che ti avrei aiutato, no? Beh, guarda, in un mondo del genere pure io sarei diffidente a prescindere, perché nessuno sembra fare niente per niente. Comunque qua abbiamo il caro Eusti, quindi il nostro obiettivo attuale è quello di tornare in superficie. Però ovviamente prima, ragazzi, ci guarderemo intorno. Qua c'è il poligono di tiro. Novità che potrebbero stuzzicarti. Certo, caro. Benvenuto. Mi lascerò stuzzicare. Ho delle novità solo per te, amico. Allora, lo spray medico, è ovviamente, ragazzi, in abbondanza. Me lo prendo. Ripariamo ovviamente il giubbotto tattico. Allora, questo ci serve, ragazzi. Per quattro spinelli direi che lo prendo. Quindi lo combino immediatamente con l'ultima gemma mancante, così da poterla avere, da potergliela vendere subito per 98.800 pesetas, ragazzi. Tanta bella roba. Bello alto. Allora, ragazzi, io quasi quasi sono tentata di prendere quest'altra carabina, che è completamente automatica, a differenza di quella che ho adesso, che mi sa che è semi-automatica, se non sbaglio. Quindi mi sa proprio che mi vendo i tuoi oggetti, la Stingray, e mi compro questa carabina CQBR. Tutto perfetto. Per te, straniero. Grazie, caro. Penso proprio che per ora, ragazzi, starò bene così. Allora, registro il supervisore. Oggi è il giorno più brutto della mia vita, il quinto compleanno di mia figlia. Io sono qui, bloccato su una barca mal ridotta, diretta verso un postaccio remoto. Se non fosse per la paga, nessuno accetterebbe di lavorare qui in mezzo al nulla. Dal castello ci ricordano costantemente di stare attenti durante gli scavi, ma alcuni lavoratori sono collassati dopo aver inalato della polvere. Qui succede qualcosa di cui siamo all'oscuro. Ci sono troppi segreti. Anch'io ho iniziato a tossire, devo dormire. C'è davvero qualcosa che non va in me. Ho tossito sangue 3 volte oggi e mi sento così debole da riuscire a stento a muovermi. Merda, non sarei mai dovuto venire qui. Sono venuto per guadagnare, ma alla fine sono io che la sto pagando cara. Sono un padre terribile. Mi dispiace così tanto, tesoro mio, ti meriti di meglio. La testa non funziona da stamattina, perché... Ho vomitato altro sangue, tanti insetti che strisciano, sento una voce. Un buongiorno per lavorare, scavare mi dà gioia, sono pieno di felicità, la offro tutta a te, farei tutto per te, Lord Sadler. Quindi ecco, la gente è completamente impazzita, cioè il nome di sto benedetto Lord Sadler. D'accordo, allora non ci resta che andare di sopra, forza Luis. Andiamo, ammazza quanta non è fatica. Facile per me. Fidarmi di uno che lavorava per l'Umbrella. Appunto. Hai saputo, eh? Sì. L'Umbrella è... Non devi più preoccuparti di loro. Non hai risposto alla mia domanda. Qual è il tuo scopo? Voglio solo sentirmi in pace con me stesso. Fare ammenda. Una roba simile. Non so se crederci. Se crederci davvero, ma vabbè. In ogni caso, ragazzi, tutta la questione lì dei tesori nella biblioteca, eccetera, eccetera, mi sa che ormai è tutto andato. Vabbè, tipica run da me. Dinamite è spostata nel deposito M4. Riguardo l'uso degli esplosivi, i crolli sono frequenti. Mantenersi a distanza dall'area dell'esplosione. In caso di disastro, ripulire l'area immediatamente. Assicurarsi che sul posto sia presente un numero sufficiente di dipendenti. Ok, i crolli sono frequenti. Beh, giustamente, siamo in una sorta di miniera. Vorrei pure vedere se non crolla tutto usando la dinamite, no? Da quando è un vicolo cieco? Prima si poteva uscire da qui. Lo so, dovremmo farla saltare, mi sa. Però dobbiamo prima trovare qualcosa. Cioè, la dinamite è stata spostata nel settore M4, quindi dovrebbe essere esattamente di qua. Mamma mia, Luis, fa una fatica per correre sto ragazzo. Io mi farei fare una visitina da medico appena usciamo da qua. Posso fare, abbiamo compagnia. Che vuoi fare? Ecco qua. Che vuoi fare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo comunque per forza andare a prendere la dinamite. Però prima fare una cosa bellissima. Tipo questa. Che gioia meravigliosa! Mi piace sta carabina. Bella precisa, però ecco, se lo manco. Ho preso il striscio. Ok. È stupendo come saltano le teste, ragazzi. Però qua là in fondo forse vedo qualcun altro. No, è la piattaforma che si muove. Qua in fondo sì che c'è qualcun altro. E la sua testa è proprio a tiro. Ma tu guarda un po'. Ok, adesso proviamo a scendere. Almeno ci siamo liberati un pochettino la strada, Luis. Andiamo a vedere un attimino cosa possiamo fare. Che altro c'è?
Penta rossa, munizioni pistola, ci piacciono. Oddio, vedo qualcuno che è arrabbiato. Oh, ma è Mister Motosega. Ciao caro. Allora, facciamo una cosa bellissima. Spero sia saltato in aria, Dio santissimo, ma si sta comunque rialzando. Quindi faccio un'altra bella cosa. Continua a spararti in testa fin quando crollerai, perché dovrai crollare pure te. Nel culo. Oddio, oddio. Mannaggia la miseria. Minchia, raga, gli hanno sparati di colpi in testa, l'avete visto tutti. E ancora qua che rompe i coglioni. Che pezzo di merda che sei. Sei proprio un pezzo di merda, lasciatelo dire. Niente, raga, allora, fatemi allontanare un attimo da sto macello. No, non lanciare quell'affare. Non lo lanciare. Aiuto, ma perché deve essere sempre tutto così complicato? Dio santissimo. Che cazzo? Infatti, non prendermi per il culo. Essere ammazzata da uno che ho colpito tipo 3 miliardi di volte con un fucile di precisione. Davvero top. Allora, sta zona mi sa proprio che sarà un grosso di dar culo, ragazzi. Quindi, vediamo di darci da fare. Leon! Di farli fuori. Ok. Ok. Ok, ok. Ah, sì, 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 è vero. Io mi devo ricordare pure che ho... Eh sì, ma dai, chi l'avrebbe mai detto, eh? Lo sappiamo benissimo, lo sappiamo, vero? E certo, ha preso fuoco, spero di sì. Ricevi munizioni, grazie. Usa queste. Grazie, caro, grazie, gentilissimo. Ammazza, ha preso pure fuoco. Che spettacolo pirotecnico incredibile. Bravo, bravo, Luis. Allora, se siamo capiti. Mamma mia, raga, mamma mia, mamma mia. No, 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 ma ha bloccato il cadavere, non è giusto. Mamma mia, raga, cioè come cazzo fa ad essere così resistenti? Cioè, ma parliamone. Eppure la plagamo, Cristo, che schifo. Eh no, sto per morire. Sto per morire. Spray medico, immediatamente. Aiuto, mollami. Oh, grazie, Luis. Ok, allora, state buoni, fermi, concentrati. Non facciamo cazzate. Luis, bello il tipo che lo guarda, davvero fantastico, stupendo, tutto meraviglioso. Ecco, continua così. No. La plaga anche no, grazie. Non ci tengo a farmi avvicinare da essa. Zitta, maledetta vecchiaccia. Oddio! Minchia, raga, che patilata che gli ha dato. Ok, allora, quanti altri rompimaroni ci saranno in giro? Non lo so immaginare. Una caterva, no? Wow! Minchia, no. Male, brutto. Brutta cosa, ecco, già non va più. Allora, proviamo a cambiare un attimino posto, ragazzi. Vediamo un attimo se da qua sopra. Oddio, sta arrivando cattivissimo. Comunque io sempre mi dimentico il benedetto. Non ci prova. Non ci provare. Bastarda maledetta. Mi dimentico sempre il benedetto tasto L1. Datemi tregua. Vecchia malefica. Ma oddio, ho sparato a Luis. Attento Luis che stai per esplodere, amico. Dai. Niente, oh. Lo deve lanciare alla fine. Lo deve lanciare. Non sapevo da fare. No. Eppure questa no. Mori pure tu, vecchia di merda, che non sei altra. Mamma mia, che piaga sociale. No, pure la vecchia, regà, con la motosega, no. Cioè, non mi potete fare questo. È un incubo, c'è il sereno. Ho colpito la motosega. Non ci posso credere. Regà, niente, allora, per carabina non c'ho più un cazzo da fa. Tutto mio, un par de palle, Luis. Oh, Gesù. Gesù, Giuseppe e pure Maria, regà. Questo è un gran guaio. Chi incontriamo qua dentro? Per ora sembrerebbe nessuno. Però devo venire qua, regà, per trovare roba. Perché se no... Oddio, sta arrivando da qua. Muoviti. Oh, cavolo.
Muori un po', grazie. Eccola che arriva. No, la plaga, no. Oddio, vai, 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 approfitta, approfitta. Questa cosa è intollerabile. Intollerabile. E basta. Oh. No, no, no. Cioè, fatemi creare una miscela, qualcosa, perché sennò mi sa che ci rimango veramente secca, porca miseria. E mi tocca pure usarla. Ok. Sto per finire le munizioni, pure, non vorrei dire. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, bro. Oddio, santa pazienza, regà. Oddio. Ok, vai, 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 approfitta di nuovo. Niente male, vero? Resta giù, ok? Oh, finalmente è morta pure quest'altra. Oh. Dite che ce l'abbiamo fatta? Non lo so se è finita, in effetti, perché continuo a sentire questa musica poco piacevole. Mi sa che devo tornare di sopra, c'era una leva, una roba simile. Per cui cerchiamo di raccogliere tutto. Penso di aver raccolto tutto. Allora, c'era un tesoro però di qua. Ah, ah, ah. Tac, tac, zaffiro. Acqua. Rompiamo sta benedetta scatola. Prendiamo tutto, meraviglioso. Ok, allora, torniamo di sopra, ragazzi. Vediamo se mi sono persa qualcosa qua. Ma sembrerebbe proprio di no. Quindi vediamo di abbassare sta leva. Ok, perfetto, il ponte si sta abbassando. Il giubbotto purtroppo, ragazzi, già ci ha detto addio, però ne ha subiti i colpi, quindi lo capisco. Per cui andiamo, mamma mia, con che lentezza esasperante. Forza Luis, muovi le chiappe. Su, 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 fateci passare. Che ha fatto? Che sta bloccando, ok. Sta cercando di aprirsi, perfetto. Ok, andiamo. Ecco fatto. Ci penso io. Eh sì, ma colpiscili tutte e due, no? Dico io. Luis, ammazzali però. Ah! Ah, ma... Luis. Sì, ma che cazzo stai facendo? Cioè, puoi spararli e lì a un centimetro dalla tua faccia? Cioè, rimane lì a guardare lui. Che spiritoso. Allora, di qua ci dovrebbe essere un tesoro, ragazzi. Diamo uno sguardo. Oh, eccolo qua. Clessidra dorata. Probabilmente si potrà solo vendere. Ok, di qua non scendiamo, ovviamente non ci interessa tornare lì sotto. E qua c'è un caro amico che ci aspetta. Io vorrei fare una bella cosa tipo questa. Niente, allora, è brutto quando, raga, manco col fucile di precisione gli salta la testa. Ecco fatto. Ok, bello che sia arrivato fin qui. Allora, va bene. Ecco qua la dinamite che ci serviva. Però prima spacchiamo sta roba. Comunque, raga, niente, il concetto del tasto L1 per pararmi non mi entra in testa, perché non mi viene da premerlo nel questa momento del bisogno. Dinamite. Che palle. Bel bottino, amico mio. Va bene, bel già, bottino, può sì. Servire a liberarci di quella roccia. E infatti dobbiamo tornare proprio lì. Che grande scoperta, eh. Allora, posso fabbricare qualcosa. Munizioni per carabina di sicuro. Che facciamocela un po'. Riordiniamo un po' tutto e andiamo a mettere sta benedetta dinamite, dai. Sperando che non ci crolli il soffitto in testa, ovviamente. Non ci crolli in testa la montagna. Ecco qua. Tac. Dritta. Oh cazzo. Oh cazzo, 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 cazzo. Via lui. Prossima volta, raga, è stato un puro caso che io mi sia riparata qua dietro. Se fossi rimasta in mezzo, mi avrebbe... Te la cavi davvero bene. Prima avrebbero preso i massi. Sicuro di essere soltanto un ricercatore? Sono solo un tipo qualunque, anche se tutte le donne mi desiderano. E questo adesso cosa diavolo c'entrerebbe col sono un tipo qualunque? Vabbè, come non detto, andiamo. Ecco fatto, risolto. Dopo di te, insisto. Che gentiluomo. Ah!
ricordavo questo mo. Mi sei debitore. Lui sta tanto. Cazzo. È sempre così con te. Ma che gioia meravigliosa! I due cicciobelli! Guarda, mi piacerebbe tanto, ma... Niente, continuano a darmi munizioni mitragliatrice. Io la mitragliatrice non l'ho comprata. Però qualcosa si deve poter fare con questa leva. Sì, se ne va prima è una parola. Oddio regà. Andiamo a vedere. E niente, cioè non farò mai in tempo se c'ho sti perdoni in mezzo ai piedi. Mamma mia regà, che dramma. Allora, probabilmente li devo far precipitare, se non erro. E il punto è che la leva è così vicina che non è una cosa tanto facile da fare. No, la plaga anche no. Ma anche no. Devo aprire. Ok, vediamo che succede. Ah, vedi? Vedete? Il punto è che ci mette un attimo ad aprirsi. Questo è il gran problema. Visto. L'armatura lo protegge. A questo no, però... Allora, se provassi ad attirarlo qua sopra a lanciare una stordente, cosa succederebbe? Oddio, non ero pronta che si tirasse subito. Sì, subito. Vediamo ragazzi se è la volta buona. Sì. Ok. Meno uno. Allora, il problema di quest'altro... cicciobello è che non so se oddio e io che e tu che cosa Dove vorresti fare andare? Che vuoi fare? Dai, non me lasciare in mezzo alla merda. Oddio. Dove è andato Luis? Non lo vedo. Luis, ma che fai? Ok. Bisogna fargli saltare l'armatura, è ovvio. Lo so che sei qui, ma io che dovrei fare? Madonna, raga. Questa me la so proprio cercata. Luis, ok. Perfetto. Dai che salta in aria. Ho un regalino apposta per te. Leon, spara! Lo so, è riuscirlo a beccare il problema. La dinamite che si sballonzola. Ecco, vedete, raga, ho già sparato due volte e l'ho già mancato. Non c'ho manco la precisione. Luis, potresti provare pure te però, Raga, no, raga, non ce la faccio. Sta fermo, Cristo! Ok. Finalmente, ok, plaga. Aspetta, vai, andiamo allora. Andiamo. Che schifo. Ok, attacca col coltello. Approfittiamo ragazzi a colpirlo così. Però non so se lo dovremmo far cadere pure a lui. Probabilmente sì. Aspetta, non sprechiamo l'accecante perché. Attenzione alla luce. Ok, ci dovremmo essere ragazzi, speriamo bene che basti. No, è caduto qua sopra. Ok. Minchia raga, mi è andata di straculo pure in questo caso perché era caduto di qua. Fantastico. Buono. Epico. Possiamo passare da qui. Il mio cuore quasi si fermò. Ce la fo. Alla prima occasione. Woohoo! E dai, mi è piaciuto. Ce l'abbiamo fatta alla prima, ragazzi. Sì, che per me già vuol dire tantissimo, Allora, Luis? Allora, Luis?
E apri. Bene. Ok. Ho aperto. Perfetto, allora usciamo. Non voglio restare qua per altro tempo, sinceramente. E lui se... Siamo vista brutta. Sì. Hanno messo quei mostri di guardia anche qui sotto? Già. Il sottosuolo è il loro luogo sacro. È qui che hanno scoperto le plagas, custodite dentro antichi depositi di ambra. Ah. Mi sembra giusto. Sì, armeggiare con quella merda lì, poi giustamente, una volta scoperta, è ovvio. Chi è, insomma, che non si metterebbe ad armeggiare con quello schifo? Allora... Vuoi davvero salire su questo coso? Vedi forse altre soluzioni? Temo proprio di no, è il carrello della miniera. Ci sarà da ridere, ragazzi, però... Per oggi ci fermiamo qua. Per fortuna hanno messo una macchina da scrivere giusto qua, ragazzi. Sembra che l'hanno pensata apposta. Per cui per oggi ci fermiamo qua. È stata una grande avventura. Ogni episodio su questo gioco, ragazzi, si rivela essere una grande avventura. E sono contenta di essere riuscita sempre al primo colpo, ragazzi. Sia col boss di prima, sia con questi due gigantoni adesso. Insomma, le cose stanno andando piuttosto bene. Però come sempre, ragazzi, se avete qualche suggerimento o consiglio, li aspetto qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!